la Regione Emilia-Romagna, allora, è l'assessorato al lavoro della formazione... Lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Ok, sì. E ci parlerà un po' di un modello, secondo... La dottoressa mi ha detto, ma può interessare un modello solamente dell'Emilia-Romagna a voi che magari provenite da diverse regioni d'Italia? Io le ho risposto assolutamente sì, perché i modelli nuovi, i modelli che... insomma, quei sistemi che sono un modello possono essere assolutamente interessanti perché poi li possiamo riportare noi alla nostra regione. Quindi era un po' questo. Vuole... Se vuole, altrimenti le abbiamo, facciamo anche le ho in sottofondo, ma okay. Vediamo un attimo. Mi siedo, se si vede anche lei. È aperto il microfono. Sì, allora intanto grazie di questo invito. Il nostro ovviamente sarà un intervento, il mio sarà un intervento abbastanza tecnico e cercherò anche di essere veloce per annoiarvi il meno possibile su determinate tematiche. Però l'interesse che la Regione Emilia-Romagna pone su quelli che sono gli strumenti di formazione e comunque di misure, di politica attiva a favore di un ambito che si chiama inclusione sociale e quindi rivolto a delle persone che si trovano o in un momento di difficoltà perché comunque collegate a determinati momenti sia per motivi sanitari o anche per persone rivolte con problemi di disabilità, sono un punto fondante, un obiettivo importante della Regione, posto all'interno del patto per il lavoro che è stato siglato tra le istituzioni della Regione Emilia-Romagna e tutte le parti sociali dal 2015 e finanziato all'interno di un canale di finanziamento specifico, di un obiettivo tematico specifico del nostro principale canale di finanziamento che è il Fondo Sociale Europeo. Al quale la Regione ha dedicato per il periodo di programmazione 2014-2020 più di 150 milioni di euro. Quali sono le iniziative che la Regione realizza a favore di persone con disabilità o persone che si trovano in un momento di appunto difficoltà e che quindi realizzano delle iniziative, si trovano a dover affrontare dei momenti particolari di allontanamento dal mondo del lavoro e quindi necessità di interventi formativi e di orientamento e di supporto rispetto a quello che è il reinserimento nel mondo del lavoro. Allora, principale nostro canale di finanziamento, possiamo dire, è il Fondo Regionale Disabili. Benissimo, grazie mille. Grazie. Il Fondo Regionale Disabili che prevede delle misure, se vogliamo scorrere appunto, misure per gli adulti, misure a favore di giovani, attraverso il coinvolgimento del collocamento mirato. Focalizzerei intanto l'attenzione su quelle che sono le misure che sono previste all'interno del piano annuale attraverso il quale vengono finanziati queste risorse, l'elenco degli interventi appunto a favore delle persone disabili adulte. Si tratta ovviamente di persone che sono lontane al momento dal mondo del lavoro, quindi sono in cerca di lavoro o possono essere anche occupate. E quindi e le azioni messe in campo sono diverse. Ve le voglio elencare per capire un attimo. Si tratta di servizi e misure orientative, formative di politica attiva del lavoro. Quali? Percorsi individuali personalizzati di orientamento, percorsi di formazione permanente, percorsi brevi per migliorare l'occupabilità, ad esempio alfabetizzazione informatica e linguistica, competenze di base trasversali o anche altre iniziative che annualmente vengono programmate all'interno di questo piano. Poi ci sono anche degli interventi invece specifici che hanno ovviamente come riferimento le persone ma che sono più strutturali, quindi ad esempio interventi sui luoghi di lavoro con ricadute dirette appunto sulle persone, quali adattamento delle postazioni di lavoro e contributi a sostegno della mobilità casa lavoro. Come vengono realizzate queste misure, queste iniziative? Vengono realizzate attraverso il nostro sistema degli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Emilia-Romagna e attraverso il sistema degli enti accreditati ai servizi per il lavoro, ad erogare i servizi per il lavoro e quindi tutte quelle che sono le misure di politica attiva per rientrare in un contesto lavorativo e attraverso una presa in carico che viene effettuata dagli uffici di collocamento, il collocamento mirato. E quindi sono uffici inseriti all'interno dei centri per l'impiego che sono coordinati, non so se ne avete parlato stamattina un attimo,
attimo, che sono coordinati dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, distaccati quindi sul territorio a livello provinciale, dove ci sono delle competenze specifiche degli operatori che individuano quelli che sono i piani che possono essere costruiti per le persone con disabilità che si presentano all'interno di questi uffici. Ovviamente sono previste sia misure per adulti che misure per giovani successivamente, sono anche qui misure personalizzate, si tratta di giovani con disabilità certificata ai sensi della 104 e che si trovano in un momento di difficoltà proprio nel momento della transizione tra la scuola e il mondo del lavoro. Anche qui una delle misure previste sia per quello che riguarda l'ambito a favore degli adulti, sia per quello che riguarda l'ambito a favore dei giovani, importante è la figura del tirocinio. Per noi il tirocinio all'interno della regione significa attivare quelle misure di promozione del tirocinio affinché possa diventare la misura proprio di facilitazione all'ingresso del mondo del lavoro, quindi il finanziamento che viene effettuato da parte della regione, l'attività di promozione del tirocinio, ma anche l'attività di formalizzazione delle competenze che si realizzano, che vengono maturate alla fine dell'esperienza formativa, perché ricordiamo sempre che il tirocinio è un momento formativo, non è un contratto di lavoro, e proprio per questo serve per entrare, è un primo strumento per entrare all'interno del mondo del lavoro. E, molto velocemente, che può non interessare, il piano, come dicevo prima, è un piano annuale che tiene conto della possibilità di utilizzare risorse, come dicevo, costituite dal Fondo Regionale Disabili, che viene costituito da contributi che sono versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero e anche da importi di sanzioni amministrative previste dalla legge 68, laddove le imprese non ottemperino agli obblighi di assunzione. Posso solo fare un riferimento a quello che è stato l'impegno che è stato effettuato nel triennio 16-18. La regione ha avuto a disposizione circa 34 milioni di euro per realizzare queste politiche. Attualmente il piano 2019 prevede circa 15 milioni di euro per realizzare queste misure, queste iniziative a favore di questa utenza. Velocemente vi lascerei anche alcuni, quindi vado oltre, alcuni di quelli che sono i dati di monitoraggio. Voi sapete che esiste a livello regionale la conferenza regionale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. È un organismo previsto dalla legge regionale 17 in materia di lavoro che si trova ogni 2 anni, all'interno della quale vengono date dei ritorni proprio di quelle che sono le iniziative che sono state svolte con l'utilizzo di fondi pubblici. La composizione di questa conferenza è costituita appunto da parti sociali, datoriali, associazione delle persone con disabilità, loro famiglie, organizzazione del terzo settore, enti locali, ASL e ovviamente è il luogo nel quale non solamente vengono dati dati di monitoraggio dovuti, ma anche il luogo nel quale vengono fatte delle proposte operative che la Regione tiene conto per poi realizzare i piani successivi, sia in questa materia, sia per quello che riguarda, poi vedremo dopo, altri interventi che vengono realizzati attraverso altri fondi. Vi lascio alcuni dati successivamente, ma quello che abbiamo detto, persone con disabilità, quante persone sono state accompagnate, sono state prese in carico, eccetera. Un'altra misura, un'altra misura sulla quale la Regione punta molto e investe buona parte delle risorse destinate all'interno del programma operativo FSE della Regione
sono le misure previste dalla legge regionale 14 del 2015. È una legge regionale recente che prevede interventi a favore di appunto, come vi dicevo, persone fragili che sono in una condizione di vulnerabilità perché non hanno lavoro. O comunque la mancanza di lavoro è associata ad una condizione di difficoltà psichica o fisica. Con questa legge la Regione ha voluto costruire un sistema integrato di presa in carico di queste persone, cercando di costruire un patto, un programma personalizzato che viene costruito da un'equipe multifunzionale che è costituita da operatori dei centri per l'impiego, quindi esperti nelle materie di lavoro, che propongono delle iniziative, delle misure di politica attiva, ma anche esperti del sociale, esperti del settore sanitario. La persona in difficoltà si reca presso gli uffici di collocamento, viene presa in carico da questa equipe multifunzionale, viene costruito un programma che dà origine ad un patto di servizio sottoscritto dall'utente e che viene poi realizzato attraverso i soggetti che lo devono realizzare, che sono o gli enti di formazione professionale accreditati, laddove siano state individuate delle misure formative per l'inserimento sempre all'interno del mondo del lavoro, o i soggetti accreditati al lavoro per quelle che sono le iniziative e le misure di politica attiva. Quindi è una sorta di, diciamo così, pacchetto che deve essere realizzato secondo determinate tempistiche per poter intervenire a favore delle persone che in questo momento si trovano in una situazione particolarmente difficile, e da un punto di vista sanitario, ma anche da un punto di vista di, proprio di mancanza di lavoro in questo momento, nel momento specifico della presa in carico. Dal 2015, perché è una legge abbastanza recente, che ha comportato non poca difficoltà di attuazione, perché prevede anche una sorta di coinvolgimento di tutto quanto il territorio, è abbastanza articolata proprio a livello di approvazione di quelle che sono le varie iniziative e l'individuazione dei soggetti destinatari delle stesse, perché prevede un coinvolgimento a livello territoriale di tutte quelle che sono le istituzioni che a livello locale hanno competenza in queste materie, quindi parliamo di costruzione di accordi di programma che danno origine a dei piani territoriali per poi costruire quello che veramente è il pacchetto di misure che possono essere offerte sui vari territori, che devono essere tutti coperti a livello regionale, appunto per poter ottenere un'offerta che sia completa rispetto a tutte quelle che sono le finalità previste dalla legge. La Regione appunto ha investito oltre 60 milioni di euro sempre del Fondo Sociale Europeo proprio dall'inizio del 2015 per queste iniziative. Altre iniziative che sono previste in materia di inclusione attiva sono iniziative specifiche, anche qui al di là di queste programmazioni, che sono programmazioni molto, diciamo così, specifiche. Abbiamo delle iniziative di procedura di evidenza pubblica rivolte sempre ai soggetti accreditati, alla formazione professionale, ma anche alla rete delle politiche attive del lavoro, quindi gli accreditati al lavoro. E si tratta di misure che sono previste a favore di persone svantaggiate che si trovano in comunità pedagogico-terapeutiche o in strutture riabilitative. Anche questo risponde pienamente a quelli che sono gli obiettivi del Fondo Sociale Europeo per l'integrazione delle persone all'interno del mondo del lavoro, e anche qui le azioni previste sono, a seconda dei casi, azioni di orientamento, percorsi di formazione che possono essere permanenti o percorsi di formazione brevi dedicati proprio alle esigenze specifiche del momento, a seconda del contesto di riferimento. Altra cosa, queste sono tutte quelle che sono le iniziative che sono finanziate, quindi attraverso procedura di evidenza pubblica, individuazione dei soggetti e realizzazione delle singole misure e del singolo pacchetto che compone questo tipo di offerta. Poi ovviamente c'è tutto il tema della
formazione che viene erogata dai soggetti sempre accreditati o anche non accreditati, che non comporta però un finanziamento da parte della Regione. E si tratta di quelle figure professionali che trovano spendibilità nel sistema dei servizi sociosanitari. In particolare parliamo degli OSS, dell'OSS, dell'operatore sociosanitario, parliamo del tecnico esperto nella gestione di servizi, l'animatore sociale o il mediatore interculturale. In questo caso le procedure o comunque la richiesta della Regione è di presentare da parte degli enti di formazione una sorta di offerta di queste figure che è presente all'interno del territorio regionale per la costruzione per l'avvio di percorsi dedicati che, ripeto, danno origine a qualifiche, danno origine alla possibilità di spendere un titolo all'interno del territorio, non solo regionale ma anche nazionale, perché il sistema regionale delle qualifiche regionali si pone all'interno del contesto del sistema delle qualifiche nazionali e la differenza rispetto alle attività precedenti è che queste attività per il momento non sono finanziate, quindi si tratta di attività a mercato che svolgono gli enti di formazione. Nel caso ci siamo posti anche il tema del caregiver familiare. Esatto, che cosa possiamo effettivamente proporre, qual è l'offerta della Regione in questo momento rispetto ovviamente a questo tipo di, a questo profilo, chiamiamolo così, che per noi non è ancora un profilo, ma è sicuramente una situazione presente. Allora, sicuramente le iniziative che abbiamo descritto prima, quindi il tema dell'inclusione, il tema di tutte le procedure aperte sull'inclusione, il tema della legge regionale 14 e quindi iniziative a favore di persone che magari in questo momento non sono presenti all'interno del mondo del lavoro, ma che si possono riferire a quelli che sono i centri per l'impiego per costruire un percorso di inclusione, sicuramente è una cosa possibile, fattibile. Quindi tutte quelle iniziative previste prima sono iniziative che possono essere sicuramente messe in campo e finanziate dalla Regione a favore ovviamente di queste, le chiamo così, di queste professionalità. E poi c'è in corso un lavoro da parte della Regione complessivamente, quindi il nostro assessorato per la parte della formazione, ma anche l'assessorato alla sanità, per individuare effettivamente, per riconoscere e mettere in valore da un punto di vista formale quelle competenze che sul campo vengono ovviamente sviluppate. Allora, non c'è ancora una qualifica, c'è un percorso lungo che comunque è oggetto di attenzione per capire quelle che sono le competenze che in realtà vengono sviluppate quotidianamente, possono essere assimilate a determinate competenze, ad alcune competenze che noi riconosciamo all'interno di quelle figure che per noi sono figure professionali e quindi che danno origine a delle qualifiche, quali gli OSS, in particolare mi riferisco a queste. Questo un po' è l'offerta della Regione su quello che è il nostro territorio. Beh, che dire, ci interessa. Che dire, ci interessa perché è un modello, secondo me, no, che non in tutte le regioni purtroppo hanno, ecco. E magari il fatto di conoscere modelli di questo genere ci dà l'opportunità anche di capire anche dove andare a parare con le nostre richieste anche in altre regioni. Realtà. Esatto. Quindi io la ringrazio, non so se ci sono domande riguardo a questo discorso che abbiamo fatto ora, che magari volete un po' fare ora la dottoressa, oppure passiamo al prossimo intervento. Capisco, okay, che la materia non sia materia interessante, sì. È che siamo dopo pranzo, no, e certo. Quindi c'è un momento, siamo in attesa della pausa caffè. Comunque la ringraziamo, grazie a voi, è stata gentilissima. Davvero. E grazie a voi. Complimenti.